ragazzi. Ma credo che la sfida principale che abbiamo davanti per coniugare il diritto alla privacy, al diritto alla salute, ma anche al diritto all'innovazione, del quale poi alla fine l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è una delle tante possibili articolazioni e proiezioni, sia quella di trovare un punto di bilanciamento e non porre le persone di fronte ad un bivio odioso in democrazia, quello di dover scegliere tra diritti. Vale più la salute o vale più la privacy, vale più la privacy o vale più l'innovazione? Ecco, sono tutti diritti fondamentali, hanno pari dignità, a noi trovare un punto di bilanciamento che consenta di scommettere sulla salute delle persone investendo in innovazione, rispettando la loro dignità e quindi il diritto alla privacy. Ecco, noi abbiamo vissuto, diciamo, anche durante il Covid questo tipo di antitesi, cioè una forte, diciamo, anche per necessità spinta a usare strumenti digitali, dall'altra parte alcuni dubbi, perplessità. Com'è stato quel periodo e cosa ci ha lasciato in eredità? Ma io credo che quel periodo abbia sicuramente rappresentato uno stress test nell'universo dei diritti, insomma ci ha imposto con più urgenza e con più prepotenza del solito di trovarlo, di cercarlo, questo punto di bilanciamento tra diritti apparentemente antagonisti, tra diritti apparentemente contrapposti. Però il bilancio credo anche che sia positivo. Le nuove tecnologie, a cominciare dall'intelligenza artificiale, sono scese in campo e per fortuna anche nelle cose della salute. Non c'è dubbio che i vaccini sono arrivati quando sono arrivati, in buona parte grazie all'intelligenza artificiale, e il Green Pass che in Europa abbiamo utilizzato, una sorta di passaporto sanitario, mi pare la migliore delle dimostrazioni che è possibile coniugare le esigenze della salute con le esigenze della privacy. Anzi, forse direi che quel Green Pass non lo avremmo avuto se in Europa non avessimo avuto delle regole comuni in fatto di protezione dei dati personali, perché mai in 15 giorni saremmo riusciti a identificare un modo per far circolare i più sensibili tra i dati che riguardano le persone all'interno di diversi paesi dell'Unione Europea. Quindi sicuramente sì, uno stress test per le condizioni in cui era il paese, per l'urgenza, per l'emergenza, ma uno stress test che forse abbiamo superato, poi meglio si può sempre fare. Ultima domanda, parlavamo di Europa, una valutazione, le prospettive, insomma anche con i tempi, secondo voi, dell'IACT europeo? Ci vorrà tempo, per arrivare a destinazione, ma ci vorrà soprattutto approvare quindi il regolamento sull'intelligenza artificiale, soprattutto poi ci vorrà inesorabilmente tempo per calare l'AI Act e i suoi principi nei singoli paesi dell'Unione Europea, per accendere i motori di quelle che saranno, se saranno nuove, le autorità chiamate a vigilare sulla intelligenza artificiale. Quindi è un universo temporale, credo, a 18-24 mesi, in cui niente accadrà dalla sera alla mattina e molto accadrà viceversa progressivamente. Io credo che non si debba aspettare, sarà bello quando l'AI Act sarà con noi, tutti faremo sicuramente del nostro meglio per applicarlo nella maniera più effettiva ed efficace possibile, ma da qui ad allora di regole per governare l'intelligenza artificiale ce ne sono tante e dobbiamo usarle.